Stiamo parlando in questo tempo di educazione nella famiglia, prendendo appunto le riflessioni, i ricordi dell'attuale cardinale Diodonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui. Una storia di pace, una storia di speranza, di un uomo che a mani nude sta costruendo la pace, unendo e mettendo insieme soprattutto le religioni che vivono nel suo paese, e cioè nella Repubblica Centrafricana. E abbiamo parlato di educazione al rispetto delle differenze, di educazione alla povertà, di educazione alla preghiera nella puntata di ieri, di educazione a incitare i figli a migliorarsi. Ma tutto ciò cosa c'entra con, diciamo, il tema di fondo, che è quello appunto della pace che stiamo cercando di percorrere in queste tappe prenatalizie? C'entra, perché la pace è il tuo habitus interiore. La pace nasce con te e cresce con te. La pace nasce dalla famiglia, dalla scuola, dalla parrocchia, dai luoghi in cui vivi. E se tu cresci nella pace, sarai testimone di pace, promotore di pace, come il cardinale Diodonné. Oggi, vedete com'è bello mettere insieme una storia come quella del cardinale con le esigenze, per esempio, dei genitori di oggi, chiamati a un difficile compito, difficile molto più dei tempi in cui è cresciuto il cardinale Diodonné e tanti come lui. Oggi voglio parlare di una parola che anche, ahimè, a molti educatori suona stonata: il rigore. Il rigore. Il rigore, la severità, è utile per far crescere al senso di giustizia, al senso della pace, al senso di disciplina i nostri ragazzi? Il rigore non solo dei genitori, ma anche il rigore, per esempio, dei docenti, degli educatori in genere. Quando oggi noi vediamo, e purtroppo sempre più spesso, che degli alunni mancano di rispetto fino alla violenza verso un docente che ha messo loro, per esempio, ha dato loro una valutazione negativa, beh, questo mi fa pensare. Ma poi, quando so che molti genitori contestano le valutazioni negative che i docenti danno ai loro figli, arrivando anche loro alla violenza, allora mi spiego tutto. Questi ragazzi non hanno ricevuto il senso del rispetto, il senso del rigore nelle loro case. Ma ascoltiamo, o meglio, iniziamo ad ascoltare, perché abbiamo ancora poco tempo. Iniziamo a introdurci in questo tema del rigore, un tema che dovremmo un po' tutti riscoprire come educatori, come genitori, che il rigore è scuola di libertà, non è il contrario della libertà. Ma domani ascoltiamo l'esperienza, a proposito, che il nostro amico e cardinale Diodonné ci racconterà ancora una volta. Ci vediamo sempre, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!